Ciao amici di Bracciami Ancora, in questo video vi racconto di quando ho portato Fabio Galli, che è un grande selezionatore di carni, da Giovanni. Giovanni è un mio amico storico che adesso vive e lavora a Bordeaux e in Francia ha aperto un ristorante carnivoro. Aveva un desiderio di conoscere Fabio Galli dal vivo e di assaggiare la sua carne. Detto, fatto, mi sono messo all'opera e ho organizzato una gita a Bordeaux. Fabio, io ho un ristoratore francese che uno vuole assaggiare la tua carne, due vorrebbe tanto conoscerti. Quindi, tagliami la miglior bistecca che hai. E la troviamo. Esatto, diciamo che de carne ce n'è un pochino. Quanti lombi c'hai oggi appesi? Sono 7-800. 7-800. Quindi la bistecchina la dovremmo riuscire a trovare. Poi chiama a casa e digli che per le prossime 48 ore non ci sei, sei in Francia, va bene? Oh, è un lavoro duro, qualcuno dovrà pure farlo. Partiremo. E selezionami la miglior carne, vai. grammi, ragazzi, ci siamo, direi che come bistecca può andare. Ora la mettiamo in una bella scatolina che tu hai preparato per l'occasione, vero? Of course. Dove? Mamma tu! Mio prode! Vai, scudiero, tipo la Don Quixote, visto che andiamo in Francia. Don Eccola. Don Quixote stava in Spagna, Ho detto la cavolata. Però ci sta bene lo stesso, perché mi è sempre piaciuto Forza. Don Quixote. Che figura di merda. La bistecca la mettiamo qui, chiudiamo. Destinazione Francia. Cari ragazzi, 11:10, abbiamo fatto un ritardo mostruoso, tra AMP, il locale è questo. Benvenuti a Bordeaux. Cerchiamo Giovanni. Ragazzi, sono esattamente 15-20 anni che non ve lo stomo. All'epoca avevi i capelli. Io invece ce l'ho ancora tutti. Beata a te, da una ricetta. Senti, guarda che ti ho portato. La bistecca di Fabio, ma soprattutto ti ho portato Fabio. Eccolo qua. Per un attimo, onorato. Ashanté. Il nome del locale com'è, la pronuncia esatta? Moelleuse et persillée, che vuol dire tenera e marezzata. Davvero? Certo. Che gran figata. Parlate francese, grazie a mia moglie. Allora, guarda che ti abbiamo portato. Ti ho portato intanto Fabio, perché avevi piacere a incontrarlo. No, mi piacciono biondi. Tu sei stato chiaro, voglio assaggiare la carne, la selezione di Fabio. Stamattina sono stato da lui, gli ho detto trovami la miglior carne. Grazie in assoluto. Mille. La dobbiamo portare a un pezzo grosso della Francia, dobbiamo conquistare la Francia. Guarda che ti abbiamo portato. Senti i profumi. Mamma mia. Fabio. Dica. Che sarebbe questa? Ma questa è una super vacca vecchia Anami Superstar frullata 60 giorni per l'amico nostro Giovannino. È il top del top? Top del top. Ma senti il? Si dice profumio. Benissimo, però adesso io e te, caro Giovanni, ci mettiamo un attimo seduto perché mi devi raccontare gli ultimi 20 anni. Giovanni, davvero, stamattina Fabio si è messo là, c'era circa 300 lombi appesi allo stabilimento, è stato lì un quarto d'ora a smucinare, alla fine ha tirato fuori questa. Che bellissima. Che credo a sto punto sia la migliore, no? L'odore si sente da qua. Comunque, a parte questa che dopo se la mangiamo, raccontami un attimo, tu sei andato via da Roma quando? Sono andato via da Roma nel 2003. Nel 2003, ok. Dopodiché sono partito, sono andato a Londra. Ti sei fatto Londra, poi? Ho fatto Londra, 15 anni. Zurigo. Ho fatto Zurigo. E dopo sono 5 anni da Bordeaux, sì, 5 anni in Francia. Solo steakhouse. Solo bisteccherie. È perfetto, ragazzi, perché ci dà veramente un'apertura internazionale Giovanni oggi con questa chiacchierata. Le caratteristiche di una steakhouse a Londra quali sono? L'imprevedibilità. Nel senso che non sa mai chi ti entra come cliente, non sa mai quello che può succedere là dentro, non sa mai quello che trovi nel bagno. E che va di più? Cioè, c'è quella carne che va di più, una carne che va di meno? Carne inglese, carne americana, tanto. Cioè la vocazione è anglofona? Anglofona, anglosassone, americana, Stati Uniti, scozzese, irlandese, all'erba, grass fed. Quindi ti sei fatto 15 anni a Londra, poi Zurigo, però quella Zurigo, la Svizzera. Zurigo, che... la Svizzera. Duval. Non ti è piaciuta?
non tanto, perché un po' troppo. Perché sono gli svizzeri così? Gli svizzeri. Poi la carne in importazione è un po'. Che un se po mangiano in Svizzera? Se mangiano le patate, se mangiano. Non t'hanno lasciato un buon ricordo. No, ma tu sordi almeno ce l'avranno. I sordi ce l'hanno, quelli ce l'hanno, comprano il vino, positivo. Spendono bene col vino. Londra, Zurigo e alla fine arrivi a Bordeaux. Bordeaux, in Francia. Parlaci di francesi. I francesi sono grande cultura culinaria, grande cultura del vino, gran mangiatori di carne rossa, però qui da me mangiano molto estero. Qui mangiano allora carne inglesi. Sì. Scozzesi, americane, spagnole, portoghesi, tutte razze molto rustiche, tradizionali, vacca vecchia, ingrassata. E per questo che mi domandavo quando vedevo i tuoi video, ma sto Fabio Galli, ma che fa? Allora, però io vedo qui nella lavagnetta dietro di me ci sono tre tipologie di carni. Assolutamente. Che sono il must del tuo locale. Sì, tre dalla razza che lavoro. Ah, famo così, se mettiamo seduti, ce le fai assaggiare tutte e tre, le valutiamo e poi in ultima ci cuciniamo questa. Con piacere, andiamo. Andiamo. Dai. Quando ti ho detto a Francesca bisogna andare a Bordeaux, non hai battuto ciglio, sei venuta subito. Senti, praticamente qua sono innamorati di noi, c'è Giorgio. Ma ho già conosciuto Giorgio. Già conosciuto tu. Se ti lavori Giorgio ti apro le meglio bottiglie. Ho già fatto. Ok, la facciamo sì. Mentre loro cucinano la casa e ce la portano. Tu mi devi, dovresti farci assaggiare quello che beve un francese. Ma Ok, ti invito a nozze. Fare fatto? Bene, sì, oggi non protesti, sei contenta? Sì, sono molto felice. Giovanni, questa è l'Armorican. L'Armorican, sì, una razza francese. Armorican, razza francese di origine della Bretagna, quindi mucche elevate semplicemente all'erba, sì. Che di un'età dai 3 ai 5 anni d'età massimo, sono una razza molto rara in Francia, quindi ci sono 1400 mucche in tutta la Francia, un grasso molto profumato. È interessante, non l'ho mai sentito. Molto interessante, molto interessante. Qui sì. Va la grande. Qui va molto bene. Come hai fatto a trovarla? C'ho le mie assi nella manica, mi dispiace. Tu te metti là, cerchi, dai. C'è un lavoro costante, giorno dopo giorno, faccio solo questo. C'ho più foto di mucche nel telefono che di mia moglie. Immagino. E poi, tra l'altro, una cosa, ragazzi, mi faceva piacere farvi vedere, è come servono la carne qui. Praticamente tu l'osso, diciamo, questo da parte bassa. Della colonna, della spina, lo tagliamo. Lo togliete? Sì, lo togliamo. Perché? Poi togliamo anche la copertina esteriore. Sì. Togliamo il tallone della colonna, tutto quello che è superfluo e lasciamo il meglio del meglio. Questo è un approccio che tu hai imparato dove? A Londra, questa è una cosa che facciamo a Londra per i clienti più esigenti. E poi c'è un'altra, perché vedete, assaggeremo, ragazzi, l'asturiana. Allora, questi sono i tre cavalli di battaglia di questo locale: l'Armorican, l'Hereford e l'asturiana. L'Hereford, ragazzi, non lo assaggiamo perché si trova tranquillamente in Italia, l'Hereford, però l'asturiana e l'Armoricana, io tendenzialmente in Italia l'Armoricana non l'ho mai vista, l'asturiana ogni tanto si trova, certo. Ma anche quella non è molto frequente, quindi mi fa assaggiare quelle due che sono, sì, molto l'asturiana curioso. Molto interessante. Quando arriva l'asturiana? L'asturiana dove sta? Dove sta l'asturiana? Arriva l'asturiana, allora l'Armoricana la mettiamo qua. Oh, e questa è l'asturiana. Questa è l'asturiana, molto interessante, una subregione della Galizia in Spagna, sì, Spagna sì, est, sì. Verso l'Atlantico. C'è un bel colore più molto intenso. Più intenso, molto questo. Intenso, anche il profumo. Se senti, queste sono mucche adulte, sì, bovini sì. Adulti, se 7, metti... 8, 9, 10 anni d'età, l'erba piena di iodio, poi finita il cereale autoctono di Spagna, è un prodotto... Perché giustamente qui stiamo a quanti chilometri dal confine? Qui siamo a 220 chilometri dal confine con la Spagna. Quindi è facile avere quelle carni, no? Certamente. Allora, una cosa che io dico sempre, per vedere, diciamo, la consistenza, infilate un dito, ragazzi, se la carne non torna su vuol dire che la carne è buona, il texture è notevole, certo. Insomma. Molto importante. Madonna, sono proprio curioso. E questa la mettiamo a confronto con la selezione di Fabio. Dai, praticamente è una finale dei Champions. Certo. Bene, ok, vai, andiamola a cucinare. Vai, andiamo. Tu come ti chiami? Giorgio. E qui che ruolo c'hai? Mi occupo del ristorante, sono il responsabile, mi occupo della carta dei vini e del servizio. Accento marchigiano questo, lo riconosco. Molto marchigiano, 100%, ancora. Ancora, bellissima città. Quanti anni so che stai qui a Bordeaux? 4 anni, 2 giorni fa, ho fatto, sì, il mio compleanno. Perfetto. Senti, ma sti francesi come so? Rompono lì con... Tanto non ci sentono in Francia. Onesti? Sì, onesti. A volte sì, però li abbiamo conquistati. Venivano qua, non trovavano le razze francesi, no, questa non è buona, eh. In realtà si sono ricreduti. Senti, ho visto che c'è la riccia bionda.
mi sa che è francese ma un po' di italiano lo parla, che ruolo c'ha? Un ruolo molto importante. Non è importante, poi glielo chiediamo. Chiediamo. Je m'appelle Michele. E tu ti chiami? Adeline. Piacere Michele. Piacere. Tu mi devi dire come hanno fatto un gruppo di italiani a conquistare i francesi di Bordeaux. Me lo dici te da francese. L'hanno fatto con il stile italiano. E com'è lo stile italiano? Il stile italiano, con l'amore popolare, l'energia italiana. E addirittura oggi uno mi ha chiamato al telefono e mi dice Moi le persie, l'eccellente di carne italiano. Così ti ha detto? Sì, me l'ha detto oggi. Sì, certo. Certo, che fai qua, scusa? E io faccio la francese. Okay. Perché in mezzo a questi italiani dovrei almeno una francese la dovrei avere. Che bell'italiano sì, che c'hai. Sì. Grazie. Ma che c'è sta a fare qui a Bordeaux? Ma via Roma, no? C'è stanno un sacco di cose da fare a Roma. Ma magari un giorno, perché no? Ok, ci provo. Guarda, lei sì. È gelosa. Gelosa sì. Che sto chiacchierando con te. Ah sì, no, sì. No. Sì. No. Tu sei riccia e lei è riccia e non ce l'ha. Ok. Oh, è arrivata la prima carne. Adeline, ciao. Che, ciao, okay, ciao. Questo è il stile italiano. È arrivata l'armonica, venite ragazzi, venite. E comunque, a parte diciamo la bistecca, sembra di stare alla curva sud dello Stadio Olimpico, perché abbiamo uno di Lecce, uno di dove sei tu, Roma. Questo è di Tor Pignattara, quell'altro è pugliese. Ma dai, presi questi? Questi sono... Il centro di recupero, no, ti manda l'ambasciata, ti manda. No, sono l'osso duro, devo e persi la spina dorsale. Ok, allora ragazzi, assaggiamo l'armorichen. Interessante, no? Ma interessante. Guardate pure. C'è il colore del Bordeaux. No, tenera, guardate che bel colore. Se ne fa più. È il colore Bordeaux. Galli? Ecco, l'hai assaggiata? Buoni. L'hai assaggiata? Allora, per essere un francese è buono. Tu che di carne ne hai assaggiata tanta, sì, che ne vendi tanta, che ne commerci tanta, ne vedi tanta, dammi un parere tecnico su questa armorican. Allora, l'armorican c'è un discorso, è carne francese. La carne francese in questo caso non è moltissimo infiltrata. La mangio, la sento un minimo coriacea, il sapore mi si perde. Però ti dico che nel panorama anche delle carni è importante riuscire a soddisfare tutti quelli che sono i gusti, che possono essere gusti più saporiti, più leggeri o comunque più o meno coriacei. Sì. La consistenza sotto i denti rimanda, ragazzi, sì, no, a una chianina. Il sapore rimanda un po' a un Angus, ok? Giusto per farvi intendere la direzione. Nel frattempo, con questa carne che ci beviamo? Pomerol, ok? Quindi zona. È sempre un Bordeaux, però ha una maggioranza di Merlot. Qui facciamo Merlot 80%, quindi gli dà eleganza, morbidezza. Sì, quindi sì. Pochissimo tannino. Quindi secondo me è il vino giusto per non sovrastare questa carne. Questo vino si trova in Italia? No, perché questo è un piccolo produttore, mi sono informata con Giorgio. Quindi è una chicchettina. È una chicchettina. Quindi avanti a chicchettine, ragazzi, sì, bellissima sì, esperienza sì, sì, qui a Bordeaux. Per ora stiamo andando avanti a chicchettine. Assolutamente. Bello, mi piace. Oh, l'asturiana. Caro Giovanni, da questa asturiana io che cosa mi dovrei aspettare? Senti, questa carne qui è un tuffo nel territorio. Senti, proprio. Tu la cuoci col burro? Questa alla fine mettiamo un filo di burro clarificato. Perché piace tanto io. Sì, che dà quel gusto un po' dolciastro. Ai francesi gli piace. Piace ai francesi, sì, assolutamente. Ragazzi, però questa in Italia col burro clarificato è rarissimo trovarla. In Inghilterra come la mangiano? Così. Così? Così, anche negli Stati Uniti. Quindi fuori dall'Italia, ragazzi, si mangia così. Questa è molto più tenera rispetto a quella di Bordeaux. Assolutamente. Molto più delicata. Molto più frullata. Questa carne al primo morso sembra inferiore rispetto alla prima. Il gusto ma dopo poi, cresce. Al secondo, al terzo morso si aprono più sapori in bocca. Senti, io la mangio pure io. Questa ci metti un pochino di più a capirla. Assolutamente sì. Però ci sta, è buona. Preferisco questa, l'asturiana, l'armorica. Però ripeto, stai mangiando carni che non c'entrano assolutamente nulla con la carne che assaggeremo dopo. Sono curiosissimo perché io l'ho assaggiata, quella di Fabio, la conosco. Ok, è un altro sport. Non vedo l'ora. Quello di prima che era il baseball, questo che è? Questo è il ciclismo. Questo è il ciclismo, c'è tutto il fascino della salita, della pianura, della discesa. Assaggia sta asturiana, Fabio, e fammi sapere. Io parto dall'odore. L'asturiana bisogna fare. Il cappello dove ce l'ho io? Tanto di cappello. Ho perso? No, sta là. Allora, molto più intenso. Siamo in un gusto preciso.
molto molto buona, molto molto saporita, è un discorso personale, però il sapore c'è tutto. L'asturiana doc, siamo vicino alla Spagna, i cugini spagnoli dobbiamo dire bravi, lo sanno fare. Francesco, che ci beviamo con questa? Qui c'è un sapore più intenso, anche sì, questa parte del burro, questa parte crispy che si è fatta sì, sopra, molto buono. Quindi cambiamo zona, andiamo a Margaux. È vero, sì, ci sta, wow, regge. Hai mai cucinato dentro un ristorante francese? No, però non vedevo l'ora. Esatto, c'è sempre la prima volta. Gliela famo cucinare a lui? Certo, ci questa è tua, la conosci, va alla cucina. Guarda, lei ci sta. Faccio sta una cosa, me la porto da solo io. Vai, là c'è la cucina. Vai, con vado, lo staff che ti segue. Vai, ciao. Volo come la pemaglia. Voglio il tuo parere. Io l'ho paragonata all'NBA, visto che oggi abbiamo fatto questo paragone con gli sport, no? Che l'NBA è spettacolo, grande show, insomma c'è sta praticamente tutto dentro l'NBA. Certamente. Voglio il tuo parere, dai, assaggio, intanto me ne mangio un pezzo. Ammazza. Ma rispetto alle altre due, il grado di merezzatura delle selezioni di Galli è notevole. È notevole, è notevole. Ma d'altronde è la sua cifra stilistica. Wow! Ammazza, succosa. Sente il cereale, eh? Tenera, persistente, tanto gusto. Complessità buona. Buona. 360 gradi carne. Fabio, sia Giovanni sia Giorgio hanno espresso il loro parere, sì, io anche il mio, ma io non c'ero, carne, però io la tua carne già la conosco. Sì. Che caratteristiche ha e deve avere la tua selezione di carne? Allora, ripetiamolo così. La mia selezione nasce innanzitutto sul discorso del grasso. Noi facciamo una selezione in base al grasso, oltre alle varie razze che possiamo fare, quello che conta per noi è questo grasso che vedete all'interno. Allora, questa è una vacca vecchia. Io dico una cosa, che già l'odore mi sembra... Non è una partita già vinta perché abbiamo definito degli sport diversi. Esatto. Okay. Ah, bravo, è chiaro. Quindi siamo chiaro, su sport diversi. Che odore c'ha il baseball? Un odore diverso dal ciclismo, un odore diverso dall'NBA. Nella francese ho sentito, sì, l'odore, il sapore, ma poi l'ho un po' perso. L'asturiana l'ho sentita un minimo più coriacea, ma comunque col sapore. Qui rimane il fatto che il sapore gli rimane dentro. Però, insomma, io lascio l'ardua sentenza. No, no, due professionisti. L'abbiamo assaggiata in tre, io già la conoscevo, l'ho assaggiata pure Francesca, ma l'importante era che Giovanni era incuriosito oramai da mesi di questo assaggio. Convinto, convinto. La assaggiasse. Quindi a questo punto farei così, mentre Francesca mi spiega che vino bevo con questa carne, voi due vi mettete al tavolino, chiudete il vostro deal, chiudete il vostro affare. Michele, questa carne l'ho assaggiata, bella amarezzata, persistente, lunga, a tratti invadente. Che allora, questo è Petit Verdot, che si è sempre usato come taglio, no? Nei tagli bordolesi, in piccola percentuale. Ok, guarda il colore già. Pare inchiostro, pare. Tiè. Inchiostro, quasi violaceo. Da marena, guarda. Vacce piano, eh? Sì, sì. Bello corposo, bello compatto, ecco, compatto. Cazzuto. Compatto, sì. Ah, sì, si fa sentire. Arriva in bocca e ci rimane. Infatti, per questa carne serve una roba così. Sì, 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 esattamente. Bello. Praticamente è rimasto solo l'osso e con l'osso in mano, ragazzi, si chiude questa esperienza a Bordeaux. Allora, è stata veloce, rapida e molto molto saporita. Che cosa abbiamo scoperto? Perché ne usciamo arricchiti da questa veloce esperienza a Bordeaux? Uno, perché Giovanni, ristoratore diciamo di lungo corso, ci ha proprio raccontato le differenze tra l'Inghilterra, la Francia, insomma bello, bello, bellissimo. E soprattutto io esco arricchito perché sono sempre più convinto che la ristorazione, la cucina sia contaminazione. Quindi io, un suggerimento che do a tutti quelli che fanno sto lavoro, ragazzi, uscite dal vostro seminato, siate curiosi, andate a sperimentare, andate a mettere il naso fuori, perché solo con le contaminazioni, solo sperimentando si raggiungono livelli sempre più alti. Mi è rimasto in mano l'osso della sapura. Ogni volta che lo mangio, il mortaccio quanto è buono, mi esplode da dentro. Credo di avervi detto tutto, grazie a Francesca che mi ha fatto assaggiare i vini strepitosi, a tutto lo staff in cucina, non ho null'altro da dirvi, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Michele e Fabio, alla fine ci avete convinto, la carne è arrivata, non vediamo l'ora di provarla. Fa una cosa, fa! Taglia!